Dal 5 al 9 aprile il Gremio degli Ortolani rinnoverà la sua festa maggiore. Eventi che si ripetono immutati nei secoli e che culmineranno nella giornata di domenica prossima, con la cerimonia dell'intrego al mattino e la solenne processione nel tardo pomeriggio in onore della patrona, la Madonna di Valverde. In passato il Gremio degli Ortolani festeggiava la propria santa il giorno della Natività di Maria, ovvero l'8 settembre. La data fu mutata nel 1754, quando il nuovo obriere Antonio Soro, che doveva ricevere la bandiera dall'obriere Salvatore Pilo, morì prima della cerimonia. I senatori del gremio decisero allora di spostare la festa maggiore alla domenica in albis, la prima dopo Pasqua. La festa piccola si festeggia da quell'anno l'8 settembre. Domani, giovedì 5 aprile alle 17, presso la chiesa di Santa Maria di Betlem, si vestirà la Madonna di Valverde, che sarà collocata nell'altare maggiore. Sabato 7 aprile alle 18.30 a Santa Maria si terranno i vespri e la messa. Domenica 8 aprile alle 11 l'arcivescovo Gianfranco Saba presiederà la concelebrazione eucaristica. Al termine sarà rinnovato l'intregu con il passaggio di consegne tra l'obriere uscente Michele Casu e il nuovo obriere Giovanni Ruiu. Alle 18.45 partirà dalla chiesa di Santa Maria la solenne processione che vedrà la partecipazione dei gremi. Il simulacro della Madonna di Valverde verrà accompagnato in corteo fino a Cappuccini. Qui nella chiesa di San Francesco nel 1300 nacque il gremio, che poi nel 1512 si trasferì a Santa Maria di Betlem. Lunedì, infine, alle 19, ancora a Santa Maria, sarà celebrata una messa per i defunti del gremio.